Esatto. E quindi la tua condizione? La mia condizione è che momentaneamente lavoro sul mio, perché io ragazzo a casa anche la moglie, e i miei ragazzi, ma per avere sto lavoro come si dice? Queste 4 ore che bisogna fare, non so come si chiama, come posso dire. E devo fare sui 18, 17, 18 km andati, cioè per 4, 5 giorni a settimana, perché sono 20 ore settimanali. Mi ho chiesto se mi pagava la nafta, perché quei 900 euro che mi dà l'INPS, che mi, per carità, è, però se ho 500 euro di euro del mutuo, fatalità, e a casa il comune non me la dà, e non riesco più, non riesco a fare questo tragitto per arrivare là. Mi ho chiesto a loro, che ho cercato di parlare, e in più ho un'invalidità del 46%, non sarà tanta, però ho i miei problemi, come tutti. E tutto qua, non mi sono rifiutato, se fosse stato vicino a casa, dico, vabbè, faccio due passi in bicicletta, tappa la macchina, sarò dentro. E cosa, non so come viene fuori tutta la situazione. Tu sei dipendente della Carraro? Della ZEI? Della ZEI, mi sono dipendente della ZEI, mi ha obbligato a fare, obbligato, perché io tendo se ti firmi qua, ti messo bene tutto quanto, però mi sono di da ZEI, non li percepisco, sono di da ZEI. Perché mico qui di ZEI e qui dell'INPS. Mettendo in mezzo un po' di soldi riesco a venire fuori al mese, però se non me ne dà solo qui, ragazzi, sono arrivato a 39 anni di lavoro da botto e non riesco neanche a... Ma come fai ad arrivare? Non so mica chi arriva. Esigenze no, no, perché vengo qua a mangiarmi un panino se è possibile, però è a macchina, è tutte le tasse, tutto quello che si deriva. Come che ti fai venire fuori da questa situazione? Mi non concepisco, non capisco. Mi vorrei un pezzo, ma sempre non in parole, anche mostrando i fatti, perché mi dico, non si dice che a volte sono andato a iscrivermi a collocamento, che ho avuto i miei problemi, che io non ne frega niente di problemi. Io gli basta scrivere, basta. Ma mi non voglio neanche essere privilegiato, ma tanta gente che si è messa mai, che si è messa... Non si può, E poi sempre, se sei il numero da soldi, come fa? Tanta gente è messa con me, non so solo che mi, questo è il problema. E a me mi dispiace perché non è giusto, non pretendo soldi da chi crea, eh. Pretendo che il poco, che mi aspetta, chi mi ha detto, chi mi ha dato, anche dicendomi di stupidate, chi mi ha dato, che mi gestisce quest'altro anno una scianta e sono a posto. Però con questo chi mi dà non riesco, perché lui me ne dà qua. Addirittura l'INPS chi mi paga il 25, 24, 23 del mese, neanche il primo, il 23, 24, in pratica, va bene che ogni 23, però le fermo un mese, e c'è un mese di differenza dal primo, dal 10, 15, 12 al 23, c'è un mese, e a banca, anche qua a banca che si problemi, anche qua a banca, mi sono davvero da fare il motivo, e vede il reddito del 2008, ma il reddito del 2008 mi lavoravo, cosa me ne frega, 2008, mi so adesso te porto le carte che sono adesso in difficoltà. Il comune a me non vale niente, mi sono fatto così, e basta. 34 anni ho lavorato qua dentro, ragazzi, 34 fatti, no, da fare. Adesso mi sono ridotto così, dopo 34 anni, dai, roba vergognasse. Pensavo arrivare a fine della situazione, non stando bene, stando... Modico, bellino, normale, come che è una persona normale, e invece sono arrivato alla fine, mi devo stare a venire qua, come sono messo adesso.